Non solo zanzariere brevettate dai nostri esperti, ma anche tende da sole per i vostri giardini e terrazzi. Ti aspettiamo a Rogno in via Santa Caterina. Il rifugio Bagozza lungo la strada del Vidione nella conca dei Campelli di Schilpario, luogo di partenza per scalate storiche sulla Bagozza, ma anche riferimento per escursionisti e appassionati di montagna, ha concluso un'estate dai toni diversi, ma tutto sommato molto positiva. Il mese di settembre, inoltre, sta donando soddisfazione a tutti coloro che lo frequentano, con giornate di sole splendide, temperature giuste, colori di tarda estate che già iniziano a guardare l'autunno in arrivo. Come dicevano i nostri vecchi, settembre culla piomp, sta facendo delle giornate stupende. E ci stiamo tirando su un po' non solo le ossa ma anche la testa per gli amici che ci vengono sempre a trovare. Il rifugio è il luogo ideale per celebrare anniversari per chi ama la montagna. È il caso di queste tre coppie di sposi di Palazzolo sull'Oglio che hanno voluto festeggiare il 50° di matrimonio proprio al Bagozza. È stato molto desiderato e siamo riusciti ad arrivarci. Come ci si arriva? Con la pazienza e andare d'accordo un po' tutti e due. O è così o è così. A chi spetta il compito di tenere insieme la famiglia? La moglie. Come si fa ad andare d'accordo? Ma per riuscire ad andare d'accordo ci vuole un po' di pazienza. Non dico sopportare, però tante volte c'è da star silenzio. O uno o l'altro, no, che vogliono tacere. Per loro Silvio Vesini, storico e amato rifugista, uomo di montagna e guida sicura, ha cantato la più bella romanza d'amore. Preso il cuore, sarai per me il solo amore. Auguri, auguri. Ho fatto ancora un'estate con parecchie escursioni anche in alta quota, sull'Ortles, sul Gran Zebrù, sulla Palla Bianca in Austria, con vari gruppi di amici, e perché comunque, nonostante quello che è successo, bisogna tirarsi su e andare avanti. Perché comunque non ci si può fermare per niente. Ecco allora cosa significa andare per monti, malghe, bivacchi e rifugi in questa stagione così bella e particolare dell'anno, prima dell'arrivo delle brume autunnali. Dove le cose belle della vita e della natura ti portano gioia, devi andare.